Eccoci in diretta, sono le 11.03, partiamo subito con Maria Antonietta che abbiamo qui al telefono. Nicola, ci pensi tu Assolutamente. a Presentarla, ma insomma, i nostri presentarla? ascoltatori già la conoscono, Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, che ritorna con noi ai nostri microfoni, ritorna anche nella nostra regione per la data di questa sera, che si terrà a Valdagno, in provincia di Vicenza, ma insomma, noi siamo a Verona, ma comunque per sportività diamo lo stesso Beh, ma questa data. l'1 di agosto sarà Zevio. Ma ne parleremo insieme, ce l'abbiamo qui ai nostri microfoni. Bentornata, Letizia. Grazie mille, ciao. Ciao a tutti. Allora, come stai? Tutto a posto? Questo abbracci tour fase estiva ti sta piacendo? Ma sì, sto andando molto bene, partito da relativamente poco e quindi ti dirò, sono molto soddisfatta, soprattutto della squadra in qualche modo umana che mi circonda, quindi della band nuova che ho e sai, è importante avere persone con le quali stai molto bene quando stai in giro, magari no? Anche tanti giorni, quindi direi che anche questo punto di vista è ampiamente positivo, quindi sono molto felice. Certo, è una componente sicuramente fondamentale avere appunto questa famiglia, insomma, fra virgolette, che ti supporta appunto anche dal punto di vista sia umano e musicale. Tornando l'occasione appunto di questa sera, data appunto Vicentina a Valdagno, ci puoi un attimo un po' presentare e cosa il nostro pubblico, i nostri ascoltatori si possono appunto attendere dalla serata di questa sera? Ma sicuramente il concerto è un concerto elettrico e quindi ci sarà la band che mi segue che è composta di batteria, basso e poi c'è un organo e io insomma chitarra e voce. E quindi sarà tendenzialmente un concerto elettrico ed è focalizzato comunque su quello che è il disco nuovo che è Sassi che è uscito in marzo per La Tempesta. E la maggior parte dei brani appartengono a questo lavoro. Poi ci sono ovviamente anche dei brani vecchi che però sono comunque stati completamente con i ragazzi riarrangiati e poi così ci sarà comunque una parentesi acustica di fare voce perché comunque sai, è una dimensione che a me piace molto e mi piace preservarla in qualche modo e mantenerla integra anche se all'interno no, di un concerto elettrico, perché è un po' il modo in cui io sono partita a fare le cose, del modo anche in cui scrivo i brani, cioè chitarra e voce, quindi mi piaceva mantenerlo. Certo, infatti appunto noi si può, ti si può ammirare, insomma, abbiamo sentito e visto insomma, che non appunto predilige anche la fase appunto dell'acustico e da questo punto di vista ti sei trovato, magari ti sei mai domandata se alcune canzoni che sono nate, magari costruite e troviamo nel bellissimo album appunto che hai ricordato tu, le troviamo in fase elettrica, quindi alla band completa, possono anche rendere o trovare delle nuove dimensioni in acustico? Cioè, hai mai sperimentato qualcosa di diverso, insomma, rendere una canzone elettrica in acustica? Ma sì, proprio perché in qualche modo nascono in quella forma e sono tendenzialmente abbastanza facile poi tornare indietro a volte, altre volte invece sai, quando dedichi un sacco di mesi per costruire comunque un arrangiamento che poi ti piace molto, ti dispiace dover tornare indietro, è tipo il caso un po' di Giardino Comunale sul quale abbiamo lavorato molto, però in realtà è sempre possibile, cioè io credo che, non lo so, per me la priorità comunque è sempre il testo, il messaggio, quello che voglio dire, quindi chitarra e voce a volte in realtà riesce a focalizzarti ancora meglio no? Sulle parole e soprattutto le persone riescono a focalizzarci meglio perché è tutto no? Asciugato, è tutto al minimo e quindi è sempre un esperimento molto interessante. Poi io intanto così magari mi capita una presentazione del disco piuttosto che un incontro di altro genere, è sempre acustico e quindi poi sono lì e diciamo improvviso qualcosa e ne tiro fuori comunque chitarra e voce. Ovviamente sempre in forma diversa perché io amo cambiare sempre le carte in tavola, però è un Assolutamente esperimento sempre molto interessante. sì. Appunto, tornando insomma, a questo tour che ti vede appunto questa sera, lo ricordiamo a Valdagno, in provincia di Vicenza. Noi qui veronesi di Verona, insomma, dovremo attendere, ma in attesa sicuramente dolcissima, il primo di agosto per il Goose Festival in quel di Zevio. In questo tour a Bracci, ecco, si può così questo titolo curioso a Bracci.
cosa o chi eventualmente insomma hai, hai voluto dire con, hai voluto abbracciare anzi in realtà con questo nome, oltre al fatto appunto di cosa tu intendi con questa parola. Ma diciamo che il termine abbracci così fa riferimento, così anche come il titolo del disco, che è Sassi, ad un verso dell'Ecclesiaste, che è un verso molto bello e che recita: c'è un tempo per lanciare i sassi e c'è un tempo per raccoglierli, c'è un tempo per astenersi dagli abbracci e un tempo per gli abbracci. E queste sono anche un po' i diversi che ho utilizzato all'interno del brano, appunto abbracci, però è un verso dell'Ecclesiaste e praticamente mi sembrava molto bello, ecco, riflettere su questa cosa, cioè sul fatto che nella vita, no, di ogni persona ci sono dei momenti in cui, diciamo, tu col mondo non è che hai un rapporto magari di incontro, ma piuttosto di scontro, e hai comunque momenti in cui sei costretto a lanciare un sacco di sassi per riuscire a difenderti in qualche modo, certo. E poi però quel momento finisce ed è anzi propedeutico ad un altro momento, che è magari quello appunto dell'abbraccio, quindi dell'incontro con il mondo, con le persone, un momento in cui riesci a raccogliere tutte le tue energie e finalmente ad utilizzarle in senso costruttivo, no? Non per forza distruttivo. E quindi diciamo questo disco per me arriva appunto in una parentesi della mia vita in cui grazie alle persone anche al fianco soprattutto riesco a sicuramente ad essere molto più costruttiva che il passato e ad avere un'idea del futuro, cosa che io non avevo mai avuto. Quindi il disco si intitola così e questo brano si intitola così proprio, ecco, riferendomi a questo passaggio della Bibbia. Beh, un'immagine bellissima e quindi i complimenti anche da parte nostra. Il tempo ovviamente tiranno, come sempre, è incredibile, però siamo già arrivati al termine con questo incontro appunto radiofonico con Maria Antonietta. Noi ti aspettiamo qui il 1° agosto al Goods Festival a Zevio. Nel frattempo un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccio ovviamente da fuori alla network. Grazie per essere stato con noi. E quindi ecco, salutiamo Maria Antonietta nel modo migliore, appunto, come lei ci ha già introdotto, quindi il lancio radiofonico più bello che si poteva pensare. Abbracci di Maria Antonietta dell'ultimo disco e ci risentiamo tra poco.